Buongiorno e buon sabato a tutti voi, sono le 8:30 di questo 10 aprile, bentrovati per questa edizione di Weekend Sabato, vediamo insieme i nostri titoli. Confermata ancora per un'altra settimana rossa la Puglia che è di nuovo vicina ai 2000 casi. Comparto agricolo in difficoltà tra coronavirus e maltempo, l'allarme della Confederazione Italiana Agricoltura. Parrucchiera Bogiana sfida i divieti e riapre il suo negozio. Viviana Campanella non ci sta e torna al lavoro nonostante l'emergenza in rosso. Serie Volley di Pallavolo C Donne è stata rinviata al 28 aprile la sfida della Pallavolo Cerignola contro il Volley Foggia. Positività nel team Dauno. E oggi pomeriggio alle 18, esclusiva War News 24, intervista con la splendida Daniela Poggi. A 360 gradi parleremo ovviamente della sua carriera tra teatro, cinema e televisione. E come avete sentito dai titoli di questa edizione del nostro giornale, la situazione per quanto concerne l'emergenza sanitaria non accenna a placarsi, o almeno per quanto concerne la condizione legata alla Puglia, che si trova di nuovo vicina ai 2000 casi. Intanto, ieri, con una ordinanza, il ministro della Salute Speranza ha riaggiornato il quadro della situazione in zona rossa. Ci va anche la Sardegna che si va ad aggiungere insieme a Calabria, Lombardia e tra l'altro anche la condizione legata a Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto e non solo. Per quanto concerne la zona rossa, ripetiamo perché abbiamo fatto un piccolo problema. Allora, in zona rossa ci vanno Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna. In zona arancione invece Calabria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. E come dicevamo, ancora per un'altra settimana la Puglia rimane in zona rossa e inoltre è vicina ai 2000 casi di servizio. Si riavvicina alla soglia dei 2000 casi i dati dell'emergenza coronavirus in Puglia. Nel bollettino regionale del venerdì sono 1791 quelli accertati. Le situazioni critiche continuano a rimanere nel Varese con 625 casi, nel Tarantino con 327, 296 nel Foggiano, 176 a testa nella Vatt e nel Salento, 177 nel Brindisino, per un totale di casi a livello regionale di 207.367. Intanto, come messo in evidenza anche nelle scorse ore, il Ministero della Salute conferma ancora per un'altra settimana la Puglia a zona rossa, mentre passano in arancione Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Va anche ricordato intanto che nel monitoraggio settimanale si è osservata una diminuzione dell'RT nazionale che è sceso a 0,92 rispetto a 0,98. Quattro regioni sono ancora a livello rischio di coronavirus, Puglia compresa. Ed il comparto dell'agricoltura ha subito un danno pesante a seguito della ultima ondata di maltempo che si è verificata nella nostra regione. Le gelate hanno colpito duro tutte le province pugliesi. Per il presidente della Confederazione Italiana Agricoltura Puglia Carrab si tratta di un duro colpo al cuore e fa appello all'assessore regionale all'agricoltura Pentassuglia di creare immediatamente un tavolo al fine anche di richiedere lo stato di calamità.
naturale. Lo stesso Carrabba rimarca anche come il passaggio tra istituzioni regionali e centrali deve essere automatico per dare risposte e naturalmente allo stesso tempo spingere l'innovazione sul fronte degli strumenti di gestione del rischio che vanno adeguati prontamente ai cambiamenti climatici. E torniamo a parlare dell'emergenza coronavirus, ma stavolta con una storia che arriva da Foggia. Una parrucchiera non ci sta ai divieti e nonostante tutto riapre la sua attività. Sentiamo questa storia che ci viene raccontata da Luca Verdice del TG Blu. Ha aperto il suo salone nonostante il divieto imposto dalla legge. Valeria Campanella, parrucchiera di Foggia di 25 anni, ha sfidato le misure anticontagio del DPCM, aprendo la sua attività e soprattutto accogliendo questa mattina i primi clienti. Lavorare è un nostro diritto. Se mi dovessero multare, noi stiamo qui perché siamo qui. Pazienza, se mi multano la pago. Che possiamo fare? Alla fine non ci aiuta nessuno, quindi ho voluto aprire io di spontanea mia volontà. I miei colleghi oggi abbiamo aperto in pochi, siamo veramente in pochi e questa cosa non va bene perché l'Italia ci vuole forza perché ci dobbiamo far sentire tutti. Che non è giusto che siamo veramente in pochi a aprire oggi, perché oggi dovevamo stare aperti tutte le categorie, proprio per farci sentire, perché non si può vivere così senza averci mandato ristori, senza sostenerci, non va bene. Non va bene e quindi ho voluto iniziare a lavorare, perché anche le mie clienti sono disperate, perché alla fine la nostra categoria non è a portare i contagi, non è la nostra categoria, c'è tanta gente in giro, ci sono colleghi che stanno veramente lavorando come abusivismo e non va bene perché sono proprio loro a portare i contagi, contagi nelle case. Molti clienti mi hanno chiamato proprio loro perché sono stanchi di aspettare. Perché la nostra categoria è proprio la bellezza di una donna, la cura di una donna, quindi stare chiusi, una categoria del genere, non va bene. Io ho preso appuntamenti, certo che ho preso appuntamenti, sono proprio le mie clienti a chiamarmi. Ed eccoci alla pagina sportiva che oggi dedichiamo alla pallavolo perché sono passate solo 48 ore dalla vittoria che la pallavolo cerignola ha ottenuto nel recupero della sesta giornata di campionato contro la formazione del Giovinazzo e oggi avrebbe dovuto giocare il derby contro il Foggia. Andiamo a sentire i dettagli. A 48 ore dalla vittoria ottenuta nel recupero della sesta giornata di campionato contro la formazione del Giovinazzo con il punteggio di 3-0, sabato la pallavolo cerignola torna di nuovo in campo. Le ragazze allenate da Davide Castellaneta sono attese al derby al Palla di Leo per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile contro la formazione del Foggia Volley, che nel precedente turno di campionato è stata sconfitta dalla capolista Star Volley Bisceglie con il punteggio di 3-0. Identico è stato invece il risultato della gara di andata ottenuto dalle Pantere Ofantine nel palazzetto del capoluogo Dauno. Dunque obiettivi differenti per le Pantere, l'obbligo di rimanere nelle zone alte della classifica, per le Daune di quantomeno riuscire ad andare fuori da una zona pericolo che in questo momento è molto preoccupante. E dopo che vi avevamo raccontato proprio la presentazione di questa partita, è arrivata la notizia che la sfida, il derby contro il Foggia Volley, che si doveva disputare nella giornata di sabato 10 aprile, è stato rinviato al 28, dopo che si è scoperto un caso di positività all'interno del Team Dauno.
E dunque è una positività che è stata riscontrata nel team del Foggia Volley, in modo particolare nel gruppo squadra. La conferma ci è arrivata ieri sera dalla responsabile dell'ufficio stampa del Volley Foggia, Tiziana Cruttano, il quale ha anche confermato al nostro telegiornale la data del rinvio della partita, e quindi si giocherà il 28 aprile. Intanto però, proprio sul tema anche dei tamponi, il presidente della Pallavolo Cirignola, Matteo Russo, ne aveva parlato dopo la partita vinta contro il Giovinazzo. Sentiamo. Abbiamo un percorso ancora avanti da fare, perché ovviamente questo a mio avviso non può essere il nostro livello per le nostre potenzialità. Però di buono ci prendiamo sicuramente i 3 punti. Ecco, adesso non è facile anche perché c'è una partita subito questo sabato contro Foggia. Quanto è importante riuscire a recuperare le energie psicofisiche? Sì, il problema è che stiamo facendo slalom fra varie difficoltà, oltre ovviamente a quelle che sono le problematiche di una stagione sportiva che si presentano in maniera ovviamente fisiologica. Dobbiamo anche fare attenzione al discorso virus. Quindi è molto difficile programmare dal punto di vista appunto degli allenamenti, degli appuntamenti così ravvicinati. Situazione virus che appunto la Pallavolo Cerignola sta gestendo in maniera importante, lo dicevamo anche in cronaca con gli amici della Croce Rossa che ci aiutano, ma anche gli stessi collaboratori come Vito Varecce e Gino Pignatali che ci danno una grossa mano. Tutti quanti. Quest'anno abbiamo deciso di moltiplicare le nostre energie, ci sono tanti collaboratori che ci stanno dando una grossa mano, sono indispensabili per l'attività di quest'anno. È chiaro che abbiamo deciso di creare per quanto possibile quasi una bolla, no? Per cercare di avere tutta la situazione sotto controllo. Continuiamo a fare i tamponi in maniera diciamo assidua, a cadenza settimanale, e cerchiamo di per quanto è possibile preservarci. È chiaro che poi ognuno ha la propria vita, il proprio lavoro, e quindi diventa un po' più difficile. Però è importante insomma. Dunque, avete sentito anche per quanto riguarda la vicenda tamponi, la situazione anche legata alla Pallavolo Cerignola. E allora, con l'aiuto della grafica adesso, andiamo a vedere quali sono le partite che saranno recuperate dalle Pantere. Dunque, ecco qui la grafica che ci dice che il 28 aprile verrà recuperata la sfida contro il Volley Foggia, il derby. Poi, il 5 maggio si sapeva quella contro lo Sportivo Bisceglie, mentre rimane ancora in bilico la data contro la Star Volley Bisceglie, da cui era partita tutta la polemica inerente proprio alle misure legate all'emergenza sanitaria, e dunque anche con quella condizione in cui la Pallavolo Cerignola si è dovuta ritrovare sconfitta a tavolino per 3-0 sia dal giudice sportivo che poi anche dalla Corte d'Appello di Bari, a cui le Pantere si erano rivolte per chiedere la condizione legata alla condizione mutazione del risultato a tavolino, cosa che non è avvenuta. E tra l'altro ricordiamo che la Corte d'Appello di Bari abbia dato invece ragione alla versione della Star Volley Bisceglie. Per carità, non stiamo facendo polemica, è soltanto un modo per ricostruire i fatti nella miglior maniera possibile, questo anche per un minimo di educazione e di correttezza. Per quanto concerne invece il calcio, si preannuncia un fine settimana importante sia per il campionato nazionale dilettanti gruppo H che per la Serie A. Per quanto concerne il campionato nazionale dilettanti, c'è attesa domani per l'ottava giornata di ritorno con la trasferta dell'Audace Cerignola in quelle di Bitonto. I ragazzi allenati da Michele Pazienza, dopo la vittoria ottenuta contro il Picerno per 4-1, adesso hanno la possibilità di poter fare un piccolo pensierino anche alle zone alte della classifica. Ricordiamo il quadro completo che è costituito da Vicerno Labello, Bitonto Audace Cerignola, Brindisi Altamura, poi Casarano Vidrisandria, Fasano Portici, poi Puteolana Molpetta, Aversa Taranto e Sorrento Francavilla.
Per quanto riguarda invece la Serie A, potrebbe essere il weekend in cui verrà automaticamente sancito lo scudetto dell'Inter. Infatti, i nerazzurri sono attesi domani al confronto delle 12:30 contro il Cagliari, mentre oggi pomeriggio il Milan è atteso alla trasferta di Parma per cercare quantomeno di rintozzare le distanze. Oggi se ne programma altri due anticipi: Spezia Crotone alle 15 ed Udinese Torino alle 20:45. Poi domani il quadro comprende Verona Lazio, Juventus Genoa e Sampdoria Napoli alle 15, Roma Bologna alle 18, Fiorentina Atalanta sempre domani sera alle 20:45. Poi il turno si concluderà lunedì sera con il posticipo tra Benevento e Sassuolo. Bene, siamo arrivati alle 8:45 minuti. Termina qui questa edizione di Weekend Sabato. Vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento con l'informazione sportiva, come sempre, alle 13 con Sport Report. Grazie a tutti per averci seguito e buon inizio di fine settimana a tutti quanti voi.